me baby with your love. Eccoci qua, siamo qui, Henry, Mr. DJ. Eccolo qua, dove è il nostro Henry, ve lo inquadro in primo piano. È un onore perché lui arriva come Babbo Natale una volta all'anno, vero? E allora lo prendiamo quando c'è, perché veramente l'ultima volta che è stato qua, non so se era il 2018, 2019. È passato tempo. È passato tanto tempo, è vero. È passato parecchio. Ciao a tutti da Giovanni Mix e da Henrik Mr. DJ. Siamo qui oggi perché stasera abbiamo una serata insieme a San Martino Siccomario in un locale che si chiama Madeira. Sarà una serata dedicata alla musica anni 70-80 e anche un po' di 90. Infatti per l'occasione ho invitato il mio amico Henrik, perché lui è molto forte anche sugli anni 90, perciò nella serata, durante la serata, ci sarà anche un po' di questo genere musicale, questo genere che ha fatto veramente successo. Io non ho cavalcato questo genere, però lui sì, perché lui ha continuato. Io avevo smesso nel 92-93 di frequentare i locali, di mettere dischi nei locali, ma lui ha continuato perché lui lo faceva veramente alla grande questo lavoro, vero Henrik? Lui lavorava a Milano, ha lavorato nelle migliori disco di Milano, e poi dopo ha girato anche tutta l'Italia, ha fatto delle stagioni un po' dappertutto. Bellissimo, bei posti. Poi vuoi dire qualcosa? Wow, è stato bellissimo. Ho parlato solo io. Diamo un benvenuto, allora diamo un benvenuto a Giovanni Mix. Ho parlato solo io. No, è andato bene. No, adesso faremo sentire qualche cosa. Salutiamo Paolino che è già lì. Paolino. Ciao super. Ma guarda chi c'è, il grande Paolino. Poi ci vediamo dopo, Paolino. Paolino, perché... mi manchi tanto. Dovresti venire qua, peccato. Eh sì, infatti deve esserci anche lui, però insomma. Quanto mi manca. Per motivi di lavoro non ha potuto essere qui con noi, ma ci vediamo stasera. Ci sarà per altre cose, comunque stasera è con noi. Lo voglio in console, lo voglio. Eh sì. Allora facciamo, cioè almeno spieghiamo cosa volevamo fare noi oggi. Allora io metterò qualcosina che ricorderà quello che è la serata di stasera, e invece Enrico metterà dei dischi che ha portato dei 45 giri che insomma improntano un po' la sua storia, la storia che ha fatto lui dagli inizi della sua carriera come disc jockey, perché è stato veramente un grande disc jockey, proprio uno dei pochi, quando una volta eravamo pochissimi che sapevano mettere i dischi, adesso ormai si usavano tutti i 45 giri, quindi... ecco, esatto. Allora lui alternerà un po' la sua storia con i suoi dischi che gli ricordano un po' il tutto, e io invece starò sulla situazione attuale, perciò qualcosina che sentirete stasera nella nostra serata che faremo il 90 è un'altra cosa, esatto, a San Martino in provincia di Pavia. Benissimo, partirei io con un po' di Shalamar. È grande. Che ne dite? Dopo cominceremo con la sua storia, la sua storia a 45 giri, la storia di Henrik, il grande Henrik Mr. DJ. Shalamar, the second time around. Listen to the sound. We'll be right back.
anche Marco Barcella, mio amico Marco, grande Marco, io ti voglio sempre qua con me, Marco. Sì. C'è Giovinile su Facebook, visto, che ci saluta, visto, l'hai visto? Ho visto, un salutone a Giovinile. Ecco, bravissimo Gio. Enric voleva passare da te, ma casomai passerò io, poi dopo faccio tutto io, spedisco tutto io. Ah, se mi fai questo. E mi devi trovare il terzo pezzo. Ma lui è un grande, Yeah! The second time around, questo è stato il primo disco che vi abbiamo fatto ascoltare, un disco che riguarda un po' l'appuntamento di questa sera, perché è uno dei dischi che ascolteremo nella nostra serata che avremo appunto a San Martino Siccomare in provincia di Pavia, in questo bellissimo locale che ci ospita, che si chiama Madeira. Benissimo, lo scopo della nostra diretta era anche quello di farvi conoscere il nostro Enric, che io conosco molto bene, però voi magari lo conoscete un po' meno, e lui vi vuole raccontare un po' la sua storia di come ha fatto, come è iniziato, insomma un po' il tutto a 45 giri negli anni 70. Certo, quando... andava. Esatto. All'epoca andava molto il 45 giri. Esatto. Comunque è una storia che vi faccio ascoltare adesso, un brano che è stato il mio primo disco. Era nel 1974 e mi ricordo che mia madre mi portò dal dentista, io avevo 14 anni, mi disse: se ti fai togliere il dente ti regalo quello che vuoi. Io gli chiesi un disco e adesso vi propongo il brano. Sì. Pensa che io questo lo registravo con il Mangianastri alla radio, quando facevano le classifiche supersoniche, queste cose che c'erano una volta in TV, in radio. Bene, eccolo. Questo è Carl Douglas, Kung Fu Fighting. 14 anni, eh? Everybody was Kung Fu Fighting. Altro che il reggaeton di adesso, eh? Guarda che il tempo è quello, eh? Sì, solo che una volta lo facevano con la musica vera. E vorrei salutare anche Corrado Schiavi, grandissimo, stasera sarà dei nostri, Corrado, quindi sì. A mancare, Corrado, eh. C'erano le mosse allora quando andava questo disco. Sì. E intanto che si ballava si facevano le mosse del Kung Fu, veramente. È vero. Sì. Mi ricordo, io ero piccolissimo e qui avevo 14 anni. Come me? 14 anni chiesi questo disco. Eh sì. E già il ragazzino cresceva bene, devo dire.
Va bene, Kung Fu Fighting, l'alternativa alla musica che ricorda la storia del nostro Henrik, di come lui ha cominciato ad appassionarsi al genere musicale, e viene alternata naturalmente a alcuni brani che ascolteremo questa sera. Allora, stasera avremo con noi anche Roberto Turati, che farà parte del nostro gruppo e sarà con noi. Poi magari gli faremo mettere anche qualche disco, naturalmente. Il mitico Roberto, il grande Roberto. Esatto. E allora niente, faremo anche della Italo Disco, adesso poi metteremo anche qualche pezzo suo, qualcosa che lui ha prodotto. Però nel frattempo vorrei proporvi un bel pezzo di Radiorama che noi proponiamo sempre nelle serate quando facciamo la Dance Made in Italy. Eh sì, Radiorama non devono mai mancare, secondo me, negli appuntamenti, perché insieme a tante altre cose hanno fatto veramente, hanno segnato veramente il cammino di questo genere musicale. Questo è uno dei pezzi che io preferisco della loro produzione, sono tutti uno più bello dell'altro, però insomma questo è forse uno di quelli che mi piace di più. Lo ascoltiamo insieme? Si chiama Yeti! Molto allegre, molto pimpanti, molto orecchiabili queste canzoni, e veramente mettevano tanta allegria, tanta felicità, insomma era un bel genere, un genere che aveva riproposto, insomma, il genere, quello da ballare, da cantare sulle piste delle sale da ballo, questa Italo Disco. Infatti tutti giocavano molto sui ritornelli, sulle cose molto orecchiabili. Radiorama dalla Mario Farina Production in Verona, quando da lì uscivano assolutamente tantissime cose belle. Ecco, questa era una di queste, a me piacevano tantissimo. Yeti, Radiorama. No, adesso cosa possiamo? Posso proporre un secondo disco? Certo. Naturalmente è da lacrima questa, perché chi è della nostra età, questa è da lacrima, che se lo devono ricordare tutti. Non è impossibile non ricordarsi questo brano. Sì, sentiamo. Oh yeah, The Rabbits. Questo è Sugar Baby Love. Il disco che ci propone Henrik, Mr. DJ. Bello, 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 classico. Yeah.
abbiamo Everardo Meta che sta godendo. Baby love, yeah. Sugar baby love. Ciao Eve. Esatto, esatto, sta dicendo che questo pezzo se lo ricorda, infatti, con insieme a Susie 4, che era 48 Crash. Bravo, bellissimo, bravo, eh. Bello, bello. Infatti era il momento che andavano insieme sti brani, bravo, qua. Sì, sì. Bello, bello. Stiamo provando anche delle cose un po' diverse dal solito, bravo. Perché ogni volta ogni ospite che arriva propone la propria musica. Ma diciamo, questa è la mia storia, però, è la mia storia iniziale del esatto. Vinile. Sì, 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 sì. Bellissimo. Bellissimi sti dischi. Quando una volta in discoteca si metteva tutto quello che era ballabile, non c'era un genere ben definito. Poi è uscito naturalmente il genere dance, il genere disco, poi è arrivato il funk, insomma. Però all'inizio tutto quello che era ballabile, tutto quello che ci dava movimento, era andava bene, insomma, si ballava alle feste, si ballava giusto, dappertutto. Giusto. Con i giradischi, anche nei le stagioni con questi quei 45 giri che ancora non esisteva il mixer e poi dovevi c'era un specie di switch, sì, manuale, sì. Gira a destra e a sinistra, esatto, basta, senza esatto. Preascolto, senza niente, si lavorava così. Sì, insomma, niente, noi continuiamo, che dite? Sempre per l'appuntamento di stasera, l'appuntamento che avremo al Madeira di San Martino Siccomario in provincia di Pavia, sarà una bellissima serata dove ci sarò io che metterò i dischi, naturalmente il genere 70-80, e poi ci sarà Henrik che per l'occasione è arrivato da Rieti, da dove lui vive, per fare la serata con noi e proporvi la sua musica anni 90. Farà una piccola parentesi e vi farà ascoltare, diciamo, il succo di quello che sono stati i motivi che hanno fatto impazzire le persone che frequentavano le discoteche in quei tempi. Ciao Lorenza! Ciao Beppe! Paolino, Everardo, poi ci sono... Grande Lorenza! Ci sono tutti lì su Mixcloud, insomma, un po' di qua, un po' di là, eh? Non è che la posso tenere come valletta questa sera in consola, la Lorenza? No, c'è qualcuno geloso? Chi lo sa? Ci siamo in diretta. Non Broken Tale ma Fairy Tale. Questo è il brano di Rosa. A volte, sai, mi confondo quando i titoli sono uguali. Ma come suona sto disco, ragazzi, come suona, eh? Henry, che mi dici?
mamma. Guarda, eccomi. Scusate, un po' di raucedine. E che dico, passiamo con un altro brano mio. Un anno dopo, esatto. un anno dopo chi uscì questo pezzo che vi faccio ascoltare naturalmente. Yeah, qua siamo nel 77, no? 75 addirittura. E forse uno dei primissimi. Tina Turner. I can Tina Turner. Yeah. Questi sono i dischi proprio di quando eravamo proprio piccoli, piccolissimi. Sì che sapevano suonare gli strumenti, eh? grande. Oh yeah, brutta storia però, no, per Tina Turner con quel Icky. Infatti. Ha avuto una brutta storia, infatti. Però insomma, questo era la musica beat. Una volta la chiamavano anche la musica beat, ti ricordi? Esatto. E picchiavano mica da ridere, perché cioccava di brutto sto brano. Salutiamo Sergio. E poi c'è la Lorenz che si è messa anche su Mixcloud. Benissimo Lorenzo, benissimo. Bene, I Can Tina Turner. Questo è sempre uno dei brani che ci propone il nostro Henrik, uno dei brani che lui insomma considera quelli che l'hanno formato musicalmente. Bravo. Quello che gli è andato lo stimolo per fare tutte queste belle cose che lui ha fatto finora e le sta facendo ancora adesso. Giusto. Con tutta la musica, vero? Hai trovato le parole giuste. Bene, rimaniamo sempre in tema anche dell'appuntamento di questa sera, ovvero i motivi che balleremo stasera sicuramente, perché questo è un motivo che ha prodotto il nostro Roberto Turati, che sarà ospite con noi durante la serata, sarà al tavolo con Paolino e amici. Oh yeah! Il grande papà! Eh sì! Allora lui, questi erano i primissimi che uscivano, forse il secondo o il terzo disco che ha fatto Denaro. All'inizio era uscito un po' anonimo, poi quando hanno visto che le cose funzionavano hanno creato anche un'immagine, hanno creato una copertina, una foto, insomma un po' di cose. Perché i primi due, To Meet Me e l'altra, non erano anonime, no? Dire che c'ha saputo fare Roberto. Eh sì, veramente. Allora, questo forse il più famoso, il più venduto, il più ballato delle sue produzioni, senz'altro, senza dubbio. Lento ma violento. Violentissimo. Violentissimo questo. Erano le famose 98 battute, eh. Bravo. Memories of My Desire. Denaro, eccolo qua. On the corner, staring at the sea again. Stormy weather, light the glass before the rain to rain. In my head, images I've read. Yeah, eccolo. Here I am. Waiting by refreshing in my face. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line, remember. It's either now or never. We're made to be together.
c'è anche la Nadia qui con noi su Mixcloud. Ciao Nadia, anche a te, a dopo perché ci sarai anche tu con noi stasera. Dancing in the night, yeah. Dancing in the night. Mad desire, yeah. Ehi la Eric, chissà quante volte hai messo tu questo pezzo, l'avrai consumato sicuramente. Ce poi... n'ho due copie, e più mi sembra che c'ho anche un 45 giri, se non mi sbaglio, c'ho un 45 giri di denaro, ma non mi ricordo però se è questo, però sì. Due copie di questo ce le ho. Eccolo. Sai che è abbastanza raro sto disco in questa versione? Perché questa è la versione cantata da Silvio Pozzoli, non è quella che poi dopo ha cantato Tom Hooker nell'album. No, perché infatti, all'inizio questa era uscita della Gong, tu esatto, ce l'hai. È quella della Gong, quella proprio che è partita, che ha dato sì. Il via a tutto quanto. E poi dopo ne è uscita un'altra versione quando hanno fatto l'LP e l'hanno fatta cantare a Tom Hooker, che poi sì. Dopo le ha cantate tutte lui, diciamo quelle più famose, quelle dei più grandi successi. Benissimo, vediamo i segreti di... No, vabbè, oramai queste qua... Lo sanno tutti. Sono cose che sanno tutti queste qua. Bene, adesso tocca a te, sempre per la tua storia. Miei anni 75. Esatto. Quindi poi andremo più avanti qualche anno. Saltiamo qualche anno e poi andiamo. Okay. Nel 75 uscì questo brano. Can't See the Sunshine a 45 giri rigorosamente, perché lui ha portato solo i piccoli dischetti 45 giri, se li vedete girare sui suoi piatti. That's the way I like it. Certo che magari involontariamente devo aver fatto un patto col diavolo con Facebook, eh?
perché sono già 3-4 dirette che non mi blocca assolutamente mai, me le lascia tutte intere. Veramente adesso sono già 40 minuti che siamo in onda e lui sta continuando e stiamo mettendo delle robe. Dico che ci ha rinunciato. The Way. Bene, bene, bene Enrico, bellissimi dischi. Naturalmente quando si ascolta questa musica, quando ti entra questa musica, ti penetra, nel senso che ti coinvolge in tutte le tue parti. Allora cosa succede? Io ho dei brividi. Che non puoi stare fermo, devi continuare. Infatti tu hai fatto bene, perché tu ti sei portato veramente avanti nel tempo e sei arrivato fino qui con anche delle cose nuove, perché tu mi avevi detto l'altra volta che proponevi anche cosette recenti, no? Quando fai qualche serata. Qualche serata, faccio 70-80, quella è ben chiaro. O 90 la faccio, perché ancora lavoravo io. Sì, ma una volta mi hai detto 2001, sì, ho 2, cominciato 3. Poi naturalmente dove sto io mi ha preso una persona, mi ha sentito suonare e ho cominciato a mettere qualche cosa anche degli anni 2000 e sono arrivato fino all'anno scorso. Ah, ok. Quindi io invece chi lo sa perché mi sono fermato un anno dopo l'intervento al cuore, ecco quello. Sì. Chi lo sa perché io sono innamorato e abbraccio fortemente questa roba qua, soprattutto questa roba qua. Questa è troppo bella, questa. Hey, yeah. È irresistibile, veramente, non è niente di straordinario, però no. È tutta una tecnica che mi piace veramente tanto. Qui c'è lo zampino anche di Marco Trani, che è un famosissimo disc jockey che purtroppo non c'è più, che però a Roma collaborava con questi artisti e gli dava proprio le idee giuste per fare le cosine un po' giuste. Ho sentito suonare al Piper. Ok, bello, l'abbiamo riascoltato, perché proponiamo sempre quello che vogliamo fare questa sera, poi lo ascolteremo ancora stasera. È per tutti quelli che non lo sanno, tutti quelli che sentono, che ascoltano e magari vengono anche a sentirci stasera, vero? Bene. Ci facciamo sentire cosa mettiamo, insomma. Chi non viene perde una grande occasione. Esatto. Questo lo so. Questo lui l'ho visto al Piper Club. Sì. Questa persona che sta suonando. Ah, ok. Oh, bravo.
Beh, tu sei da quelle parti, ultimamente vivi da quelle parti, quindi sicuramente avrai visto. Ho conosciuto mia moglie nel 78. Che vedi. I know you know. Senti le chitarre, che bello. Paolino, senti. Paolino l'ha vissuta un po' tutta la Italo Disco, perché lui lavorava alla Disco Magic, gli passava davanti tutto, tutto quanto, aneddoti, non aneddoti, gli passavano stranezze, cose particolari. Arrivavo alla Disco Magic: Paolino, che c'è di nuovo? Tirava fuori tutto, giustizie, ingiustizie, insomma ha visto tutto lui. Bene, Eric. Torniamo a te, torniamo alla tua storia, alla storia della tua musica, alla storia dei tuoi dischi. Passiamo un anno avanti, andiamo nel 1976. Ehi là, questo è un brano che basta sentirlo. Questo è violento, ma violento. Violentissimo? Sentiamo. Ola, poi dopo questo l'hanno mescolato in tutte, tutte le minestre, veramente. Questo è l'originale, proprio quando è uscito era così sto brano, veramente. Sì. Questo è proprio lui. Ti inquadro la copertina, guardalo. Johnny Walkley in Zaire. Senti che tiro formidabile. Grande Johnny Walkley, bravissimo. Poi dopo l'hanno fatta anche negli anni 80 una versione Round One che rappava all'inizio, se ti ricordi. Però questa è l'originale, quella che mettevano anche alla baia quando c'erano i famosi Bob e Tom, no? Mettevano questi brani veramente belli. Insomma, era uno dei dischi che ha tenuto, uno dei dischi che ha tenuto forse di più nel tempo, eh? Ma penso che ancora adesso c'è qualcuno ma infatti quando fai Remember metti questa roba, sono ballati sicuramente. Io ce l'ho in tre versioni. Eh sì, ce l'ho anch'io quel 45, uguale. Sì, dopo ho quello dei Round One, che è quello rappato, che poi andava forte negli anni 80, ma io preferisco sempre comunque l'originale, come al solito, eh? Come on, John.
Sei. Oh yeah. Saluto Mario, il mio amico Mario che è qui che ci sta guardando, e Giorgio Mena che è su Facebook. Ciao Giorgio. Oh yeah. Con questo basso sleppatissimo, Break it. Yeah. Slay Tonight, John Arrow, Toscana Sound. Questo arriva dalla Toscana. Questo è un grandissimo disco. Disco Magic, etichetta naturalmente, e è uno dei pochi, potevamo considerarla quella Italo disco di nicchia che non andava fortissimo, però chi ci credeva la spingeva, la faceva funzionare alla grande. Quanto mi piace sentirti parlare, la stessa cosa quando riprende, sento Paolino. Riprende! Yeah! Impossibile! Va bene, poi l'ascoltiamo ancora stasera, certamente. Questo, certo. Questo è un po' un richiamino di tutto quello che faremo. Alternato sempre alle cose belle che ci propone Enric. Adesso ce n'è una nel 1976. Wow. Oh, sai che vedendomi in monitor mi sembro Barbara D'Urso con quella lampada. In... c'è davanti un bel faro che ti illumina. Barbara D'Urso. Col cuore. Nel 1976 uscì questo brano e tu lo senti. Sì, uscì, e questo è ancora uno di quelli che vanno veramente forti, The Gibson Brothers. Come ti dicevo, questa è la versione che io usavo, che senti com'è più bella, cantano meno, c'è il coretto, poi loro dicono America, è bellissima. Io ho sempre usato questa versione, da sempre. Io ho anche il mix. Sì, però questa versione esiste solo sul 45 giri. Sì, perché il mix di là c'è Non Stop Dance, se ti ricordi, ce ne ho un paio io forse. Sì, sì. E anche sull'album c'è la versione short, quella dall'altra parte, ma non c'è questa con i cori. Bellissima, Beh, il massimo averne due e giocarci proprio, certo, con un po' la vocale e un po' la strumentale, che allungarla. Saluto Fabio Bonetti, ciao, e Fabrizio, il mio amico. Poi c'è Giorgio Menage, che ho già salutato prima, che scrive. E saluta anche Henry, che è il nostro Giorgio. Tu li vedi sul telefono, quelli di Facebook. Io li vedo su quest'altro monitor. Cosa? Sì. Paolino subito, l'occhio lungo. Bene, però prima ci sono io. Abbiamo fatto un piccolo assaggio di Disco Music. E
adesso. Ah, si vede da qui, infatti, bellissimo. Abbiamo fatto un assaggio di Italo Disco e adesso facciamo un assaggio anche di altra musica, musica che ascolteremo sicuramente anche stasera al nostro appuntamento. Certo. Fantastico! E allora, questo disco avevo voglia di sentirlo io e poi dopo lo farò sentire e ballare anche a voi questa sera. Lui è John Ozila. Abbastanza difficile da trovare sto disco, eh? Però insomma, ce l'abbiamo? Sì. Funky Boogie, John Ozila! Ciao Fabri da Monaco di Baviera, ciao, salutami Giorgio Moroder se lo vedi, deve essere in giro da quelle parti. Funky Boogie! Funky Boogie, John Ozila. Questo stava bene con pop music degli M, ti ricordi? Sì. Infatti assomiglia tantissimo, eh. Però non ho capito se erano gli M che hanno preso qualcosa da lui oppure lui dagli M. Però devo dire che lui è un grande artista. Gli M erano un gruppettino che è apparso e scomparso così velocemente, mentre lui è molto bravo, eh. Poi questo brano lo mettevano anche molto rallentato, si sentiva anche in alcune cassette, quelle che definivano afro, come questa musica che non c'entra niente con l'afro, però dicevo, metti un po' di afro, ti metto John Ozila oppure Ray Parker Jr. Cioè, incredibile. Bellissimo, ti bello, metto bello. It's Your Night, che così è tosto. Ti metto io l'afro, quella giusta. Veramente c'è gente che diceva che andava in giro a suonare l'afro e non aveva mai messo un solo disco di afro, davvero. Metteva il funky un po' rallentato, metteva Mike Oldfield a 33 giri anziché 45 e diceva cazzo, che figo. Cazzo. Vabbè. Noi possiamo dire qualcosa perché noi abbiamo vissuto la musica proprio dai primi dischi che tu hai messo stasera, anzi oggi pomeriggio, stasera, perché pomeriggio stasera è un'altra musica. Esatto, e ecco, io sono abituato a fare le dirette di sera, tranne che con Sandro il pomeriggio, allora mi viene sempre di dire così. Ci siamo dimenticati le birrette, però potevamo fare una birretta. Qua facciamo acquetta diretta, perché qua abbiamo una bottigliazza. È partito, infatti ci hanno bloccato. Sì, no.
bloccato? No, non ci hanno bloccato. No, io c'ho ancora 6 utenti qua. Sì, sì. Hello. Buonasera. Bene, 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 bene. Ci siamo? Allora, adesso vi faccio ascoltare un brano del 1976, di cui mio padre mi fece una radio privata di zona. Ah. Nel 1916 anni mi fece la radio. E da quella radio uscì un grande DJ che si chiama un certo Massimo Valli, lavorato nella radio 105, ha lavorato a Montestello, sì. Ha fatto parecchie radio, quindi adesso non te le posso elencare tutti, certo. E questo è uno dei brani che io mettevo spesso in radio. Questo... si sente ancora lo scricchiolio. Lui Paolino t'ha beccato subito quando ha visto, subito. Ha visto la mezzaluna con la principessa della disco. Dan Summer, oh yeah. Questo era un album veramente straordinario. Questo era un 33 giri con 4 brani, uno più bello dell'altro, e c'era anche la famosissima Winter Melody, quella lenta. Ti ricordi? Yes. L'album si chiamava Four Season of Love, aveva Autumn Changes, Spring Affair e la bellissima Winter Melody. Infatti c'ho anche l'album. Ciao Luca Giusti, grandissimo. Buon pomeriggio anche a te. Siamo qui che stiamo suonando e ballando. Salutone a Luca. Luca, ciao Luca. E voglio rimanere anch'io. Adesso avevo fatto la mia piccola parentesi di Italo Disco. Adesso voglio rimanere un pochino anch'io nel sound, questo qua degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70. Come tu ci stai con questo brano? Io voglio mettere qualcosa di più funkeggiante, però con un sound molto bello. Quando c'era quel ritmo di George McRae e insomma, aveva tutto lo stesso sound, come Kung Fu Fighting che avevi messo tu all'inizio. Ci stavano tutte insieme queste suite. Uno di questi era lui, si chiamava Joe Tex. Ti ricordi? Senti proprio il sound tipo George McRae, tipo Kung Fu Fighting, Hughes Corporation. Yes. Questo era bellissimo, questo è un pezzone veramente. Si chiama I Gonna Funk No More, yeah. Three nights ago, I was at a disco. Man, I wanted to bump. I was ready to go. And this big fat woman bumped me on the floor. She was ready to go. That chick was ready to go. Man, she did a dip. Almost broke my hip. She was getting down. Down, she wanted to bump some more, but I told her no, you don't knock me down, what's
Sapere che Paolino legge, cioè lui è il mago Paolino, il mago Paolino, lui è davanti a una sfera magica, no? Paolino, mi manchi tanto, mi manchi, una sfera magica davanti e lui vede tutto, cioè prevede, vede, legge nel pensiero e preannuncia già i dischi. Che c'è, la sfera di cristallo. I gonna bump no more. Ma voglio dire due cose, così va bene, la gente capisce perché io sono un po' affezionato a Paolino. Paolino ha una storia e devo anche ringraziarlo per tante cose che sono adesso in questo mondo della musicale. È anche una parte sua, c'ho la mia parte, lui c'ha la sua parte, che lui l'ho conosciuto alla Disco Magico e da lì è nata un'amicizia all'epoca. Poi purtroppo i telefonini non c'erano all'epoca. Io partii da Milano, sì. Andai a Roma e ho perso i contatti. Un bel giorno mi trovo in ospedale, sì. Parla e riparla, me vedo uno di fianco, dico: senti, ma anch'io faccio il DJ, tu fai il DJ? Ah, sì, anche dove lavorare? Ah, sì. Senti, ma per caso conosci un certo Paolino? Come no, Cannavale, ho detto, do il numero di telefono. E chi è questa persona che mi ha dato il numero di Paolino? Il mister Giovanni Mix. Siamo stati ricoverati in ospedale, due letti. Ti ricordi che c'era nella stanza dall'altra parte? Sì, era meglio però non passare, era pericolosissimo. Quindi devo ringraziare a Giovanni Mix che mi ha fatto ritrovare un mio amico proprio tipo caramba, che sorpresa. Cosa posso dire? Posso mettere un disco che era la mia sigla quando avevo questa radio, Radio Sound Music. Ok. Questo suona, questo. Keith Emerson, anche lui scomparso da pochissimo, purtroppo. Honky Tonk Time Blues. Yeah. Audio Rag. Bella Paolino. We'll be right back.
bello, questi sono bei ricordi. Anch'io ce l'ho questo disco qua, ogni tanto lo propongo perché è veramente molto bello. Hai sentito cosa ha scritto Everardo Meta? No. No, non sai. Oggi le comiche. Oggi le comiche. Sì, con sto disco qua, ho sentito il suo brand e oggi le comiche. E domani? Domani sarà peggio. Westbound Record, Mike Tudor and Detroit Emeralds. Che ne pensi? Che ne pensi? Che ne pensi? Questo, questo si riempiva la pista. Con questo si riempiva la pista. Guarda che cosa ha scritto Luca Busti. Grazie Luca. Impazzire! Dalla Westbound Records, My Tuner and Detroit, gli Smeraldi di Detroit, il sound spettacolare. Pier Conti, ciao! Grandissimo Pier! Grande, immenso Pier. Let's get together. Let's get together. Shall love your please. Come on. Let's get together. E Morgan, ciao Morgan. Let's get together. Everybody, come on now. There's an answer to every problem. I'd like to share one with you. Just take the time to help a brother. Who knows someday it might be you. Don't be afraid to say how you feel. If it'll help a friend, oh, you'd be surprised how this could change. Change this world we live in. Oh yeah. Hey everybody, hey everybody, well, hey everybody, let's show love, y'all. Hey everybody, Paolino, eccola qua! Una bomba! Westbound! Love yourself and others too. Learn to live by the golden rules. Know that life is just a school. Learn what you can before you're through. Let the truth be your guiding light. Wrong, wrong with right. Be wise, don't be no fool. Just share the love and make a dream come true. Everybody, infatti si sente che è scritto da Mike Tudor, perché qui assomiglia molto queste percussioni a The Bull. Infatti si cambiava con The Bull della Mike Tudor Orchestra. Vero Paolino, tu lo sai? Senti, senti. Quando fai il cambio con The Bull è identico, non te ne accorgi, veramente cambia disco senza che tu te ne accorga. Hola? Oh, e la mulata non te muove tanto? Richard! Richard The Bull! Che roba, ragazzi! Incredibile, poi che lo storia. Faremo, lo faremo quel bel cambiettino. È una storia qui, c'è la storia però. Il grande Mike Tudor è un produttore incredibile. Per questi Detroit Emeralds ha prodotto quest'album che è veramente straordinario. You know, abbiamo ascoltato Let's Get Together. Hey. Abbiamo alzato tantissimo il livello qui. Adesso ho nascosto la copertina, voglio vedere se mi dice qualche cosa Paolino. Questa non lo becchi. Eccola. La, 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 la. Allora, Paolino. Questo è TSOP, The Sound of Philadelphia. La copertina è quella. Il pezzo è Day. Vai. People Choice. Jam. Cioè jam a 45 giri non è roba da poco.
su etichetta TSOP. People Choice, quando ancora incidevano su questa magica etichetta, l'etichetta del Philly Sound. Questo è un grande disco, veramente è un onore veramente possedere quel 45 giri, perché non ne ho visti molti in giro, anzi è da un secolo che non ne vedo. Io ho l'album, che la versione è identica, perché è la short, perché allora i mix non li facevano di sta roba. Però avere il 45 giri, io poi che ne colleziono tantissimi e ci tengo tantissimo, è una soddisfazione, veramente molto bello. Bella Henry, questo fa parte anche lui della tua storia, insomma. Cioè stiamo ascoltando cosa ascoltava Enrico, quindi. E cosa mettevo in radio, perché ti ripeto, qua esatto. Nel 76 io avevo una radio privata della zona, quindi questa era musica che io compravo e mettevo in radio privata. Esatto, quindi possiamo già capire, insomma, da dove sei uscito, A me piace da morire sto brano, Questo lei l'ha fatto un pochino dance, perché prima l'aveva fatto sull'album in versione tipo swing, un po' swingato. Lei è la grande Bonnie Pointer, una delle Pointer Sister. Purtroppo se n'è andata anche lei qualche anno fa, forse anche un paio d'anni fa, non moltissimo. E insomma, grandi personaggi che ci lasciano, nemmeno molto molto anziani, Ci ha lasciato anche lei sulla sessantina, penso, Heaven Must Have Sent You, si chiama così questo brano, ed è veramente un capolavoro, lo posso definire così. Heaven Must Have Sent You, Bonnie Pointer. Tender loving, sweet ways. Now I've done.
Must Have Sent You, questo grande brano. Eh sì, Paulino sta scrivendo delle belle cose su Mixcloud, Paulino. È vero, mi spiace, proprio oggi Geraldine non l'avevo sentito. Io ce l'ho quel disco di Geraldine e ho anche qualcos'altro. Devo avere anche un altro album. Peccato. Comunque lei era la grande Bonnie Pointer, forse la più brava secondo me delle Pointer Sister, e insomma anche lei ci ha lasciato e io ci sono rimasto molto male, perché mettevo molto Free Me From My Freedom, che era un bellissimo pezzo, che era sullo stesso album di questa, di Heaven Must Have Sent You, che poi è uscita in questa versione mix e ve l'ho riproposta oggi perché così avevo voglia di ascoltarla e di farla ascoltare anche a voi. Vedo che Facebook non ha mai bloccato per tutta la diretta e sta ancora mantenendo la linea. Stesse cose sono accadute nelle ultime dirette che ho fatto, questo può essere un bel segno. Però ho visto che ieri sera il mio amico Sergio Zuccotti era bloccatissimo, lo bloccavano ogni 3 secondi e non capisco, a me forse, non so, gli sarò diventato simpatico. Forse dopo 1,5 milioni di dirette ti danno. Si sono stufati di ridere. Veramente. Sì, siamo ancora tranquillamente, sì. su Facebook. Ah, la grande. Sì, magari hanno capito qualche cosa. E c'è passato un mare di gente, perché ho visto passare veramente su questo monitor a Facebook, ho visto passare di tutto e di più. Abbiamo sempre il nostro Pier Conti, il nostro Morgan, il nostro Angelo, che sono lì, che ci stanno guardando, insomma. No, va bene, lasciamo la Bonnie e sentiamo un po' il nostro Enrico. Questa è una cosa in anticipazione per stasera, che sicuramente fa parte degli anni che mister Giovanni mette. Sì, beh, questo è proprio un classico. Quando tu fai naturalmente una serata di musica commerciale, revival, non puoi non mettere un brano del genere. Grandissimo, You Should Be Dancing. Che aveva fatto un successo mediocre, perché questo è uscito molto prima del film della Febbre del Sabato Sera, è uscito circa un anno prima di quel famosissimo film, e all'inizio insomma i Bee Gees non avevano mai fatto niente del genere, niente di così dance, perché senti il tempo, le percussioni, tutto, insomma era un pezzo dance del periodo, un
quel periodo andava proprio quel sound qua, la disco music era fatta così. E i Bee Gees erano quei classiconi di My World, California Dreaming, tutte queste cose qua. E è un po' una cosa strana. Diciamo sentire che questi hanno esploso anche per la febbre del sabato sera. Sì, sì, esatto. Però questo disco qua, quando è uscito, non era stato molto considerato. Certo. C'era chi lo metteva, ma non hanno fatto quel gran. Poi dopo l'hanno inserito anche nella colonna sonora, che è uscito un anno dopo, con tutte le altre, e si è messo insieme al tutto e ha fatto il successo. Hanno fatto degli album che si meritava veramente. Spettacolari, non hanno sbagliato un brano. Esatto. Comunque voglio salutare a Marco Di Giacomo, detto Marcus DJ, è un ragazzo di Rieti, un DJ di Rieti, amico okay. mio, molto amico. E quindi bene. Lo chiamo socio io, lo chiamo perché quando abbiamo quando vado a suonare c'è sempre anche lui. Grazie, grande, ciao. Grande Marco, grande. Marcus DJ. Se sei amico di Enrico, sicuramente segui la sua linea. Allora, sei un grande anche tu. E allora questo disco, che diciamo di sto disco? Questo è un pezzo vecchio, un pezzo che loro hanno rifatto. Questo gruppo si chiama Rinder and Lewis, sicuramente sono due personaggi. Willie and the Angel. La versione originale degli anni 60 era ben diversa, però l'hanno trasformata veramente in qualcosa di straordinario. Questo è un bel pezzone, elettronico, questo inizio trionfale, poi cambia due o tre volte sistema, due o tre volte ritmo e musica. Oh yeah. Simpatica anche la copertina, io penso che non siano questi due Rinder e Lewis, magari li hanno messi in copertina, questi due simpatici anziani vecchietti. Se fossero veramente loro, sarebbero fottissimi, davvero. Willie and the Angel are Rinder. Lo stile di Giorgio Moroder, infatti questa è la seconda parte che cambia molto, e tante volte si lanciava anche da qua e si cambiava magari con un pezzo tipo From Here to Eternity, queste cose qua, quando si facevano i Remember. Senti come ci sta bene, bello. Willie and the Angel, infatti un pezzo molto vecchio. Paulino sta citando un film che io non ho visto, però conosco il pezzo vecchio, quello originale, che è tutt'altra cosa. Records, esatto. Benissimo. Adesso tocca ancora a te, Enrico. Ancora qualcosa. Volevo mettere un qualcosa di fresco. Sì. Però un cantante
storico. E lei è anche una grande cantante. Sì, che non si è più sentita, perché ha fatto questo duetto, è diventata famosa con lui, però dopo non l'abbiamo più sentita. Don't break my heart. Elton John. The Kiki. Mamma mia, Paolino, cosa ho visto? Cosa ho visto, Paolino? Ho visto i 45 giri di Ronnie Hill. Stop in the name of love. You can change hanging on. Fantastico. Pazzesco, veramente. Ah, quello lì è un pezzo da 90. Floyd nel 45 giri. Eh sì, C'è anche Pink Floyd, ragazzi. Ha portato un patrimonio qua di dischi. Bello, I don't go breaking my heart. Saluto Marco Dominici, che è un mio carissimo amico di Castel San Giovanni, che vedo su Facebook, che è una vita che non vedo più, e frequentava molto il locale dove lavoravo io negli anni 80, era uno dei più assidui frequentatori. E insomma, bei tempi, vero Marco? I don't go breaking my heart. Adesso mettiamo un pezzettino che è uscito negli anni 80, un pezzettino molto commerciale, molto pimpante. Spettacolare. Un pezzo che sicuramente anche tu, stavo dicendo, hai consumato, vero? Spettacolare. Questa la mettevo sempre, ma non una volta, ma la venivano pure a chiedere. Eh sì. Bene, la nostra Ronnie Griffith. La musica era cambiata, naturalmente non era più quella disco music di una volta, quel funky di una volta che insomma che ci ha fatto partire con queste cose meravigliose. Però insomma devo dire che non è male. Ok. Ciao Davide, ti vedo adesso Davide. The best part of breaking up. Si chiama così questo dischettino, questo mix.
Sabato, Breaking Up. Questa è la ballata a tutti, questa qua è stata proprio una pietra miliare del... Questi hanno rovinato la pista. È vero. La pista. Il sound di Bobby O si mixava con tutti i pezzi di Bobby O, dopo c'era Patrick Cooley in quel periodo, insomma era un bel filone, andava molto bene, qua certo. Eravamo nella prima metà degli anni 80 quando... E mi ricordo che questo qua lo sentì verso Mantova, una discoteca che si chiama Il Patio Club di Mantova. Gorgonzola, da quelle parti era? Mantua. Io l'ho sentito per la prima volta, l'ho sentito da Mariposa quando l'ho comprato. No, l'avevo sentito anche. Poi mi sono stufato di sentirlo. No, l'ho messo io via. L'ho sentito, poi lo comprai anch'io da Mariposa. Esatto. Mariposa era il negozio. Sì, infatti, io andavo lì, non mi piaceva. Marina. L'altro, il tuo amico, non mi piaceva assolutamente. L'altro DJ? No, l'altro che vendeva dischi dall'altra parte. Non voglio fare nomi. Comunque non mi piaceva assolutamente, come il modo che aveva di fare, quell'arroganza meridionale. Ma stai dicendo che aveva... per caso quello che stesso canta, fa il DJ, va in giro? No. Che adesso fa il produttore, non so cosa possa produrre, però insomma. Ma non facciamo nome. No, perché si lamenta sempre che gli italiani fanno le cose, cioè è assurdo leggere cosa scrive, a volte invece è da impazzire. Gli italiani fanno solo cover, e lui produce solo cover. Sì. E poi dice che gli italiani fanno solo cover, si lamenta, dice che gli altri fanno dischi nuovi, gli altri inventano i generi, noi facciamo solo cover, e le produce tutte lui, almeno. Quelle quattro cover di... Però posso dire, cioè... aprire una parentesi e chiuderla. Io mi piace la musica 70, l'originale. Io sono l'originale. Certo, sono. Certo. Però lo sai cosa penso? Dimmi se sbaglio, eh. Io penso che facendo ste cover di brani vecchi stanno riportando la musica di una volta a farla ascoltare adesso in un'altra. Sì, vabbè, però. È un pensiero mio, eh. Non puoi strappolarmi delle frasi, sì, di Gloria Gaynor. No, io scusami. E lupparle all'infinito su una base che non c'entra. Non parlavo nel loop, io parlavo quelli che rifacevano il brano. Rifatto, okay, sotto un'altra base. Quello. Però va bene, a me piacciono gli originali. Questo non... In assoluto non si battono. È una storia mia, quindi nel cuore mio, col cuore. Quindi adesso mettiamo una cosa simile. Wow, hai indovinato allora, eh? Io pensavo fosse Self Control di Raf. Invece no, ha indovinato Paolino stavolta. Io sono qua vicino, non me ne sono accorto. Lui che è lì lontano l'ha visto, eh? I'm singing in the rain. Bella Paolino! Grande! As be devotion! I'm singing! I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing like clouds. So dark up above. Singing. I'm singing.
Ciao Seba, ho visto che c'è mio amico Seba lì alla, su Facebook, grande Seba. Vorrei ricordarvi di nuovo che questa sera siamo a San Martino Sicomario in provincia di Pavia, dove c'è un localino che si chiama Madeira, dove si può anche mangiare qualcosa, fanno la pizza, fanno un sacco di cose. Noi ci siamo e faremo una bellissima serata dedicata alla musica anni 70-80 e un po' di musica anni 90 che proporrà Henrik, che è venuto apposta a trovarci per farvi ascoltare qualcosina anche da parte sua. Io mi occuperò del 70-80 e lui si occuperà della musica anni 90. Ci sarà anche la Italo Disco, insomma sarà una qualsiasi genere musicale suoneremo questa sera, sarà molto commerciale naturalmente, per ballare, divertirci, cantare, fare a festa, 360 insomma. Gradi. Non sarà una serata di nicchia, sarà una serata proprio allegra, aperta, pimpante, tutta da vivere. Yeah, I like it, I sing it, I like it. I'm singing in the rain. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Shanghaiato. La traduzione di questo titolo è Shanghaiato. Shanghaiad. Questo disco è diventato famoso per il 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, vero? È vero, è vero. Perché quando non andava più si teneva sempre il disco perché si faceva negli stacchi 1, 1, 2, 2, 3. È vero, è vero, è vero. Giusto. Vero, vero, proprio mi fai venire la pelle d'oca, guarda. Vero. E infatti io bloccavo un piatto, facevo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e poi lanciavo ancora l'altro disco. Sì. Facevano tutte queste cose e rimaneva lì e nello scaffale insieme a quelli nuovi non andava via mai. Electric Funk era bello però, aveva una bella carica. Shanghai, yeah. Che bel sound. Che suoni. Ciao Luca, alla prossima! Ti seguiamo sempre Luca, veramente, eh? No Luca, non te ne andare, dai, non... perché fai così? Che bel pezzo questo, eh? Che bello ragazzi. Ancora? 1, 2, 2, 3, 3, 4. Quel pezzo lì mi ricorda molto MG, When I Let You Down. Sai quelle mani in eco. Mi ricordo un altro brano che non so, mi sfugge. Veramente. Assomiglia a un altro brano, ma non mi sfugge proprio veramente. La memoria, ormai la vecchiaia, eh? Questa è. Sì, sì, sì. Shanghai, Shanghaiato.
si chiamava così. Bene. Tantra, adesso... ecco, mi ricordo adesso, si mixava con i tantra. Il tantra è velocissimo. Velocissimo, ma tu lo abbassavi, sì, e gli davi la stessa. Ecco, adesso mi è venuto in mente Hills of Kathmandu, che sì, quello bravo, sì. Quello lì. E poi dopo naturalmente lo portavi su. Esatto. Qui non me lo ricordo. Adesso mi sa che tu c'hai lì qualcosina di è molto particolare questo. Allora, adesso me la gente quello che deve per sentire questo bisogna andare col papillon. Sì. Sì, sì, me l'ascolto tutta questa. È un live, comunque si sente anche lo scricchiolio dell'anzianità. Oh yeah. Questo è il grande Marvin Gaye. Che roba, ragazzi. Grande Marvin Gaye, non possiamo dimenticare, anche lui ha fatto una brutta fine però negli anni 80 e insomma ci ha lasciato veramente un patrimonio musicale incredibile. Etichetta Motown 77. Got to give it up 1977. Bello, etichetta Motown, Marvin Gaye, lo abbandoniamo e passiamo a qualcosa di frivolino, di commerciale, di bello. Ne parlavamo prima del grande Ray Parker Jr. Sam Radio. Ascoltiamo questa, It's Time to Party Now, dall'album Two Places at the Same Times, grande LP per lui. Ray Parker, Everybody Up, It's Time to Party. Everybody up. Come on.
Paolino mi ha lasciato il microfono aperto, così abbiamo svelato immediatamente cosa arriva dopo senza che tu lo scopri. Hai visto? Stavolta ti abbiamo anticipato, Paolino, l'abbiamo detto noi. It's time to get on down. Paolino non è qui con noi perché oggi doveva essere qua con noi. Infatti Eric diceva: cavolo, se facciamo la diretta voglio anche Paolino qua. Però lui purtroppo per altri motivi non è riuscito a raggiungerci e essere qua con noi. Eccolo, ha detto già subito l'altro gruppo, hai capito? Comunque, già sa tutto. Comunque anche se lui non è qui fisicamente, però è lì e scrive, commenta, insomma fa tutto. Poi dopo noi già in anticipo magari... i brani, quindi Paolino dammi sei numeri al Super Enalotto che ci fai felici a tutti, anche a te ti facciamo felice. Are you wanna get down if you don't give up? Oh yeah. Questa è la versione mix, quella un po' più lunga, non è la versione dell'album. Yeah! Che bello, anche questo andrebbe messo da qua, Adesso faremo una serata mixata io e Paolino e metteremo tutti i dischi in seconda. In seconda battuta, Prendo l'aereo e vengo qua, guarda. Sì, It's time to party now. È sempre bello ascoltare questa roba qua, è sempre bello ascoltare questi dischi, vero? A me, guarda, l'emozione, tu non puoi capire, Giovanni, sento i brani che tu metti, c'ho una storia per me, mi si apre il cervello e incomincio a pensare quel momento quando io sentivo quel pezzo. È vero, è vero, oppure così. Quel ballavo, è proprio... Succede esattamente così, veramente. Mi si apre proprio la mente. Vedo che sul tuo telefono escono i sottotitoli quando parliamo su Facebook, come mai? È una novità. Stai, per me io non ce l'ho io qua non li vedo, è per i non udenti, così sono tutti di sono quelli che non ci sentono, allora sì, non so come ho capito cosa. If you don't give up, oh yeah, è una novità. Bene, siamo agli sgoccioli, abbiamo ancora un paio di dischi come già abbiamo detto fuori onda, vero? Vai in provincia di Pavia, è a pochissimi chilometri da Pavia e quindi è raggiungibile molto facilmente perché dopo la tangenziale all'uscita c'è proprio l'uscita di San Martino, poi dopo è un attimo, sono pochissimi chilometri, puoi vai, mettere vai sta andando. Ma che bello, sta l'ultimo disco, il disco di saluti, perciò un abbraccio a tutti quanti, un grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso, anche un abbraccio da parte mia, chi verrà con noi ci vediamo più tardi. Paolino ti aspetto. Ciao a tutti, ciao ciao.